Salve ai web spettatori di Nano TV. Oggi 10 maggio 2011 siamo all'interno della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli ad Aversa in compagnia del professor Corrado Gisonni. Buongiorno. Buongiorno. Candidato alle prossime elezioni del Consiglio Comunale di Napoli come consigliere comunale nella lista alla città, lista civica che supporta Raimondo Pasquino come candidato sindaco. Dunque, professor Gisonni, l'università che chiama l'università. Gli Atenei in questa sessione elettorale si pongono come laboratori di idee per la città di Napoli. Un suo pensiero su questa cosa? L'università io penso che sia un'istituzione cardine in quello che è la società civile attuale, così come tutti quelli che sono gli altri comparti della filiera formativa con le scuole primarie, secondarie, superiori. Quindi essa come componente della società civile non può sottrarsi in questo momento particolare della storia della città di Napoli a dare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi della città. La scelta di una lista civica all'interno della quale candidarsi, e ci spieghi anche qual è il significato profondo dello slogan della sua lista, che è Diamo ascolto alle 1000 città di Napoli. La lista civica ha una scelta ben precisa, è stata una scelta voluta dal candidato, da Raimondo Pasquino, per affiancare quelle che sono le liste dei partiti. Ha la prerogativa di contenere al proprio interno persone che non hanno mai effettuato attività politica nel passato, in quanto tale sono esponenti della società civile, si va dall'assicuratore all'operaio, al docente universitario. Le 1000 città di Napoli in questo vogliono proprio rappresentare le 1000 sfaccettature. Napoli è composta di quartieri che hanno caratteristiche più disparate, si va da Scampia per arrivare a Posillipo, attraverso, diciamo, diverse tonalità, diverse problematiche che caratterizzano i singoli quartieri, e quindi ovviamente una delle prerogative della lista civica è quella di non perdere di vista le specificità, i problemi che caratterizzano le varie aree di Napoli. Lei che è un neofita anche per quanto riguarda la dialettica politica, diciamo così, tre cose primarie e soprattutto concrete per Napoli subito dopo, le elezioni. Ovviamente in questo momento non parlare del problema dei rifiuti potrebbe sembrare una dimenticanza, non lo vuole essere, però il problema dei rifiuti è un qualcosa sul quale bisogna fare chiarezza. Molti dei candidati sindaci hanno costruito slogan elettorali sul problema dei rifiuti, ma che spesso si rivelano vuoti di contenuti, al di là di quelle che sono parolone e altisonanti. Ovviamente il problema dei rifiuti è un qualcosa che il candidato sindaco Raimondo Pasquino prenderà in seria considerazione, approcciando ingegneristicamente, visto quello che è il suo background culturale, il problema. Altri possono essere sicuramente il recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Napoli, che è una riserva economica e culturale che rischia di andare persa senza interventi che siano appositamente mirati. E un terzo punto fondamentale, diciamo come priorità del programma, è quello del ridare efficienza e funzionalità alla macchina amministrativa comunale. Alle volte le risorse sono arrivate a Napoli, sono andate sprecate o mal utilizzate per una scarsa attenzione, scarsa capacità amministrativa delle amministrazioni precedenti. Lei vive a Napoli, quindi è napoletano, è un ingegnere e quindi lavora e respira nel comprensorio a nord della città. In quella vasta fascia di comuni, compresa tra Napoli e Caserta, quasi sempre senza soluzione di continuità. Come può Napoli continuare ad essere, soprattutto in questa fase storica molto particolare, faro per quello che è l'Interland a nord del capoluogo e anche per la fascia dei comuni che si riversa a ridosso del Vesuvio? Io penso che Napoli abbia una importanza cruciale, che non per sminuire quella che è la cinta urbana che la circonda, come diceva prima lei, senza soluzioni di continuità per decine di chilometri. Napoli ha un obbligo culturale e economico, che è quella di essere faro non soltanto del proprio hinterland, ma dell'intero
sud Italia. Napoli deve ritornare a essere quella che è stata una capitale del Mezzogiorno, deve ritornare ad essere quello che è un faro del Mediterraneo. Ovviamente sul raggio di azione più stretto, più circoscritto della provincia, Napoli deve in qualche maniera dare l'esempio e in questo non si può perdere quello che è il riferimento culturale importante che la città di Napoli può costituire. Lei è un docente di questa facoltà, si occupa di ingegneria idraulica e più in particolare da circa 20 anni nella ricerca scientifica per l'ingegneria civile e ambientale in particolare. Quindi da sempre sensibile alla problematica dell'acqua e della gestione delle risorse idriche. Cosa pensa del referendum? Ecco, facciamo un salto al di là di questa competizione elettorale. E cosa pensa di questo referendum di giugno e della volontà di privatizzazione dell'acqua pubblica da parte delle istituzioni? Questo è un problema cruciale, di fondamentale importanza, sul quale probabilmente i pochi secondi, i minuti che abbiamo a disposizione in questo momento possono dire ben poco. Io l'unico, diciamo, suggerimento che mi sento di dare a chi ci ascolta è quello di diffidare da quelli che possono essere slogan elettorali, fatti demagogici. Con l'acqua non si scherza. L'acqua, diciamo, è un bene fondamentale e su questo andare a costruire dei consensi con false motivazioni ideologiche che possono semplicemente creare disinformazione nelle persone, nella popolazione è estremamente pericoloso. L'acqua è pubblica e deve restare tale, deve continuare ad essere tale. Il problema va concentrato sulla gestione dei servizi idrici. Pubblica o privata che sia, ma deve essere una gestione efficiente. Se è pubblica, gli organismi pubblici dovranno essere in grado di garantire una efficiente gestione del bene idrico e in quanto tale anche nelle massime economie del servizio. Lo stesso discorso vale laddove questo dovesse essere affidato a dei privati. Nel qual caso, ovviamente, non deve perdersi di vista la presenza di un organo di controllo che sia fondamentalmente pubblico. Ecco, adesso da oggi che è martedì fino a venerdì sera l'aspetta un tour de force particolarmente importante, soprattutto alla luce del fatto che alla sua prima competizione elettorale. Un pensiero rivolto alla cittadinanza di Napoli tutta, anche quella che non la voterà, per rispondere in maniera così, in maniera personale a quello che è la recrudescenza dello scontro verbale che nelle ultime settimane. Soprattutto per le elezioni a Napoli si è fatto un po' più concitato, per usare un eufemismo. Io voglio semplicemente fare un auspicio, al di là di quelli che possono essere gli esiti e i risultati della competizione elettorale, che la cittadinanza e la popolazione si riappropri in qualche maniera di quello che è la propria città e del governo politico della città di Napoli. In questa competizione elettorale abbiamo assistito purtroppo a una serie di azioni che hanno avuto come unico obiettivo quello di allontanare gli elettori dalle urne. L'inquinare le liste inserendo candidati inquisiti o condannati, mettere la competizione elettorale in bagarre è un qualche cosa che non fa nient'altro che tenere le persone lontano dai seggi elettorali domenica e lunedì prossimi e questo purtroppo non può fare che null'altro, l'unico risultato che potrà essere conseguito in questa, diciamo, malaugurata ipotesi dell'astensionismo è che lasceremo il governo firmando una delega in bianco a chi governerà la città nei prossimi anni con i risultati che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Bene, ringraziamo il professor Corrado Gisonni, un in bocca al lupo per la competizione elettorale e la invitiamo, così come i nostri web spettatori, a seguirci su napolinord.it e voxnews.it. Grazie. Arrivederci.